tornerà a giocare quella partita che è stata la tua ultima partita con la Lazio tra due settimane. Ma il pensiero sulla partita. La partita secondo me abbiamo anche interpretata bene, abbiamo fatto un errore secondo me abbastanza marchiano, anche abbastanza ingenuo, perché far passare una palla raso terra su un calcio d'angolo non è il massimo della vita. Però siamo sempre stati in partita, forse ci è mancato un pizzico di convinzione. E la Lazio penso che su quel risultato gli si è messa la partita e poi l'hanno cercata di gestire. Però la partita è stata equilibrata, mi ha dato la possibilità soprattutto di vedere giocatori che non avevano giocato con costanza, qualcuno addirittura all'esordio assoluto. E mi dispiace perché 2-0 sembra quasi una partita di routine, non è stato così, anzi forse prima del gol della Lazio forse mettevamo qualcosina in più. Poi sul mio ritorno a Roma fa piacere che a distanza di tempo si ricordi, non significa che magari di aver dato qualcosa e di aver ricevuto tanto, quindi l'ho sempre detto, nel momento stesso che tornerò qui non tornerò mai da nemico, magari da avversario ma non da nemico. Volevo chiedere, Renan è stato espulso, non abbiamo capito bene perché. Tu hai capito che non l'ho capito bene anch'io. Siamo in due che non abbiamo capito. Penso che dovete parlare con Romero. Romero non è il portiere, ma Romero l'arbitro. Che oggi chiudeva la carriera. Faceva l'ultima partita in Serie A. A me mi capitano spesso gli arbitri che chiudono la carriera nell'ultima partita che mi arbitrano. Poi ti volevo chiedere del tuo futuro, so che cioè abbiamo letto che incontrerai la società a breve, resterai alla Sampdoria, com'è la situazione? Ma io onestamente penso di essere stato abbastanza chiaro, nel senso che io sono stato chiamato un girone fa, quindi è proprio l'ho esordito contro la Lazio, adesso è passato un girone e la società voleva anche impegnarsi per un periodo più lungo di 6 mesi in quel periodo, solo che d'accordo non mi sembrava giusto, visto che avevano già 4 allenatori sul libro paga, io ero quinto, ho detto facciamo 6 mesi, cerchiamo di centrare l'obiettivo, perché l'obiettivo era di riuscire a mantenere la categoria, perché non dimentichiamoci che siamo una neopromossa. E poi valuteremo quello che è giusto per la Sampdoria per il futuro. Adesso sicuramente la Sampdoria l'anno prossimo giocherà in questa categoria e adesso ci siederemo, parleremo e troveremo la soluzione più giusta per tutti e due. Mister, volevo un pensiero sulla finale di Coppa Italia, visto che lei l'ha giocata con la Lazio, l'ha disputata, e volevo capire se per lei c'era una favorita. Non ci può essere la favorita nel derby. Perché non dimentichiamoci che nella finale di Coppa Italia non ci sarà una favorita, perché un derby non ci sarà una favorita. Fare la Coppa Italia in un derby a Roma è tanta roba, però vedo che qui si parla solo di questa partita, dimenticandosi che ce ne sono delle altre prima, quindi dipenderà molto da come queste squadre ci arriveranno. Non vorrei che magari ci arrivassero avendo bruciato tutte le energie nervose, anche perché quella sarà una partita che chi vince festeggerà, chi perde avrà problemi. Volevo chiederti un commento su, visto che c'erano parecchie novità su Rodriguez, su questi giocatori, prima Rodriguez era l'esordio assoluto, quindi come l'hai visto, e poi comunque anche quelli che hanno giocato un po' meno, da cui hai dato oggi una possibilità. Ma io ho visto che soprattutto hanno tenuto campo discretamente, è chiaro che magari ti manca un po' il ritmo partita, faceva molto caldo e giochi con una squadra molto forte, però avevo bisogno di ulteriori verifiche di quelle che sapevo già, perché non avevo bisogno della partita di oggi per dare un giudizio definitivo, però per avere ulteriori elementi.
mi sono stati da stimolo con quelli che hanno giocato con più costanza, perché se non avevo dietro questi, molto probabilmente gli altri forse sarebbero arrivati un po'. Un'altra cosa che volevo chiedere, anche se è chiaro che la partita adesso è durata, però non spiace un po' vedere il fatto che ci vedono alla fine 2-0, ti spiaceva? Cioè che di fatto nel secondo tempo la squadra ha comandato, però c'è sempre questa fatica forte, secondo me, a fare gol. Eh sì, se comandavamo e facevamo gol, molto probabilmente non ci salvavamo a due giornate dalla fine, molto probabilmente poi ci sono anche c'è anche qualche limite, perché se arrivi lì e non riesci a concretizzare o non hai quella forza, cosa del genere, poi sicuramente c'è anche qualche limite. Però io sono anche convinto che lavorando e soprattutto credendo di cercare di arrivare lì prima che la metti dentro. Il problema è se non arrivi. Volevo chiedere una cosa, ora siamo arrivati a 10 risultati senza vittoria, no? Senza nulla togliere, per carità, che l'obiettivo stagionale c'è stato. Pensa che il periodo di gennaio e febbraio, chiamiamolo di picco, possa avere, si stia pagando anche un po' adesso, magari a livello di energie nervose o fisiche? Questa domanda me l'avete fatta anche ieri, me l'avete fatta un'altra volta e me la farete ancora, anche perché la tengo segnata in agenda. E io ho un'idea, e di questo ne parleremo nel momento stesso che il giorno dopo non ci alleneremo più, che cioè sarà definitivamente chiusa la stagione, dove faremo un bilancio consuntivo, anche perché a me onestamente mi dispiace che sembra quasi che noi ci siamo salvati per demerito degli altri, ma non per merito nostro, quando poi abbiamo 7 punti da chi è retrocesso e soprattutto avevamo 35 punti e 10 partite fa, cioè questo è il discorso. Però negli occhi della gente rimangono solo le ultime partite, e quindi secondo me tu, se fai 40 punti, perché questi ha fatto la Sampdoria, se li fai prima o dopo non cambia niente, però se li fai dopo sembra che hai un trend positivissimo, se li fai prima sembra che hai fatto un trend negativo, e questo non mi sembra, ma questa è la valutazione dei giocatori. Cioè se Icardi, faccio un esempio, fosse stato nell'ultimo periodo quello che è stato nel periodo precedente, si parlerebbe di un infampro di adesso, magari che si è montato la testa, che non sta bene, tutte queste altre cose. La verità sta sempre nel mezzo, presumo, però di questo ne parleremo, anche perché è un argomento molto molto interessante. Comunque non ci siamo dimenticati di quelle partite là, nel senso, ho la sensazione che un po' mi si è dimenticati, cioè sai cosa c'è, che nel momento stesso quando stai male, poi superi quella fase, ti dimentichi quando stavi male e vorresti stare ancora meglio, lo so. Ultima grazie. Ultima, anche per chiudere un po' drammatizzando, la Sampdoria ha 2 punti sul Genoa, ci tieni anche al fatto di finire davanti a Genoa, visto manco una giornata, cosa che so che i tifosi fa piacere, insomma, anche perché sono stati davanti tutto l'anno. Ma il discorso è che io sono abituato ad allenare squadre che in società che hanno 2 squadre in città, e la rivalità sale dalla vita, è chiaro che se non coltivi i sentimenti, non capisci i sentimenti della gente, sbagli sotto questo punto di vista. Sicuramente mi farebbe piacere finire davanti a Genoa, però mi farebbe piacere finire davanti a tante altre squadre, non solo a Genoa, perché non vorrei che fosse una fissazione, perché se magari arrivi penultimo, Genoa arriva ultimo, allora preferirei arrivare dietro davanti a tante altre squadre. Grazie.